Ciao ragazzi e ciao ragazze, come promesso video bonus extra, perché voglio mostrarvi tutte quelle che sono le chicche super natalizie. Infatti vedete anche la mia maglia a tema Babba Natala. Tutti quei kit, tutte quelle cosine che mi sono davvero piaciute tantissimo e che vi voglio straconsigliare, soprattutto in vista di questi due giorni di Black Friday. Magari potete trovarli ancora a prezzo scontato e sono veramente delle cosine super succulente. Parto innanzitutto col dirvi che se non siete ancora iscritti al mio canale, non aspettate a iscrivervi, perché escono tantissimi video bellissimi ogni settimana, quindi non perdeteli assolutamente, quindi iscrivetevi, cliccate la campanella e ovviamente mettete più like possibili, perché mi fanno un sacco di piacere. Vorrei partire subito dall'uscita più vecchia in assoluto in termini di tempo, ma che è secondo me perfetta e bellissima per le feste natalizie. Vi voglio parlare in più nello specifico degli ombretti che ha fatto uscire Marc Jacobs, i Sequin. Erano già usciti a Natale dell'anno scorso, sono degli ombretti, adesso vi faccio vedere a breve in pot, in un pottino così, con questa grafica bellissima, il tappo tutto glitterato, e sono usciti in 4-5 colorazioni se non erro. Io ho preso le due colorazioni che mi sono sembrate le più belle, che mi sento anche di consigliarvi, però poi guardate, io questi li ho presi su Sephora, guardate, perché ci sono appunto tante colorazioni, e io ho preso questo colorino qui, vedete com'è multisfaccettato, praticamente voi lo picchiettate col dito, poi lo applicate. Io vi consiglio comunque di applicare sempre la colla per glitter con questi prodotti, per avere, non dico il non fallout, ma per avere la massima aderenza alla palpebra. E il colore di prima si chiama 100 Stardust, mentre questo, che è l'altro che ho preso io, si chiama Smash Glitz, del 94. Davvero davvero bellissimo anche lui. Ora ve lo mostro, scusate col tappo, è una sorta di rosa lilla molto chiaro, e sono molto molto belli questi qui per realizzare un trucco delle feste. Sicuramente sono due prodottini che non dovete perdervi assolutamente. Poi andiamo sempre sulle cose più piccoline. Fenty Beauty è uscita con questi due prodotti che hanno tutto un packaging frosted molto natalizio, e uno dovrebbe essere, cioè dovrebbe, l'ha chiamato appunto Diamond Bomb 2, anche se io vi voglio fare una precisazione, non vi aspettate la stessa texture del Diamond Bomb 1 che era uscito l'anno scorso. Questo qui è il packaging, adesso ve lo apro, e questo qui è il prodotto, vedete, molto olografico, molto particolare. Se riesco vi faccio anche uno swatch, molto difficile da vedere perché io reputo che questo qui sia più un topper per illuminante e non tanto un illuminante vero e proprio, però appunto se usato sopra un altro illuminante, secondo me il suo effetto è niente male. Ovviamente se voi usate anche un pochettino di Fix Plus lo rendete ancora più appariscente. Poi altro prodottino che straconsiglio è il Liquid Diamond Bomb. Questa è la prima volta che esce un prodottino del genere, esce in una confezione così, ve la faccio vedere, sembra quasi un'ampolla magica. All'inizio i brillantini sono tutti sul fondo, poi appunto scuotendolo vanno in sospensione, hanno dei colori veramente bellissimi, e per applicarlo, vi faccio vedere, c'è una sorta di roll-on, ed è un prodotto, questo qui, che trovo davvero innovativo, perché si può mettere su tutto il corpo, anche come topper per illuminante e anche sopra agli ombretti, e fa un effetto davvero molto carino. Questi qui, quindi, due prodotti di Rihanna ve li straconsiglio. Poi un prodotto invece di Wycon è il Bling Bling Highlighter. Allora, si è parlato un sacco di questo prodottino qui, perché tutti hanno detto, ah ma Wycon è diventata matta, ma che illuminante è, non è possibile metterlo come illuminante. Intanto vi faccio vedere il packaging, molto bello, tutto in rose gold.
Poi si apre e ora ditemi voi, vorrei che rendesse in camera più possibile, ma non rende l'effetto di questi brillantini. È un brillantino unico, quindi sicuramente questo prodotto qui non si può mettere come illuminante, ma mettendo un po' di colla per glitter, questo effetto di super, io ve lo avvicino perché possiate vedere bene ed è realistica, è la mia fotocamera, è un multi glitter davvero favoloso, quindi sugli occhi sicuramente per le feste questo è topissimo, topissimo. Quindi approfittate degli sconti del Black Friday. Altra cosa molto molto bella, sempre per le feste, è questa palette di Bobbi Brown. Allora, questa la potete trovare su Look Fantastic. Se riesco, caricandovi il video, vi metto anche i link dei prodotti, così almeno se non vi faccio diventare matti a cercarli. Guardate che packaging che ha questa palette, tutta riflettente, si chiama Lux Gems e Shadow Palette. Ecco, questa qui, guardate voi stessi, per ricreare un look delle feste, che colori ha? Veramente, veramente top. Ora non so, e oggi mentre faccio queste ricerche, guardo anche per voi se per caso la trovo. Siccome voi sapete che Bobbi Brown è arrivato in Italia, quindi c'è un sito italiano per poterlo acquistare, voglio vedere se trovo appunto sul sito italiano questa palette in modo che possiate comprarla in Italia. Comunque, anche su Look Fantastic, che comunque spedisce dall'Inghilterra, non avete dogana, non avete nessun problema. Anzi, Look Fantastic fa un sacco di promozioni super mega speciali. Quindi, con il Black Friday fa il 22% se non erro, quindi potreste trovarla con un bello sconto. Comunque io vi metto tutti i link, dove li trovo ve li metto. Altro kit davvero, scusate, sempre la tosse dell'altro giorno, super, che trovate invece su Sephora, è il kit natalizio con tutti i prodottini di Milk Makeup. Sapete che Milk Makeup ha fatto il suo ingresso su Sephora circa un mese e mezzo fa, se non erro, forse due, perché il tempo passa velocemente, e ha iniziato ad avere qualche prodottino in gamma, dico non molti, perché la verità è che praticamente non c'è una grossissima scelta, esistono altri prodotti di Milk che appunto Sephora al momento non ha. E alcuni sono in full size ed altri in mini size. Diciamo la verità che ora con questo super kit si possono provare diversi prodottini, tra cui il mini Kush mascara, il mini Hydro Grip Primer, il mini Cooling Water, che è un gel fresco per il contorno occhi, un nuovo prodotto, il Glow Oil Lip più Cheek, che praticamente è un prodotto labbra e guance. Poi il mini matte bronzer e il mini highlighter, che è un'esclusiva per questa pochette. Quindi questo qua è una bellissima idea regalo, la trovate su Sephora, ma anche per voi per provare il marchio, se appunto non avete ancora provato niente di Milk Makeup. Altro kit veramente super che vi straconsiglio è questo kit di Fenty Beauty. Ne sono usciti diversi con solamente un illuminante e un mini gloss per le labbra. Ecco, ne sono usciti diversi, però tra tutti io reputo che questo qui che vi sto aprendo, che è così nella sua latta, che è davvero carinissima, e racchiude questi 5 nuovi glossy POS, si chiama Mini Gloss Bomb Collection. Siccome queste qua sono tutte tonalità inedite del Gloss Bomb, ecco, questo kit allora mi ispira molto, perché per il prezzo e appunto la quantità di gloss bomb che mi viene data, mi invoglia molto all'acquisto. Poi questi, se li conoscete, sapete che valgono fino all'ultimo centesimo di quanto costano, e se non li conoscete, ve li straconsiglio perché sono veramente carini. Poi in questa latta, anche da regalare con tutte le luci delle feste, trovo che sia davvero davvero un bel kit natalizio. Poi un altro kit che però trovate solo su QVC UK al momento, perché è di Tarte, è composto da questi quattro pigmenti, cioè ombretti pressati molto luminosi di Tarte, e si chiama Chrome for
di Holiday. Comunque anche di questo vi metto il kit, riflettono un pochino, quindi se riesco tiro fuori dalla scatola per farvi vedere. Eccoli qui, questi sono i quattro colori. C'è un bel borgogna, un bronzo, un rosino e un rosa un po' cangiante. Si applicano anche questi con il dito e vengono insieme a un mini pennellino che appunto viene dato insieme al kit. E poi è molto bello perché qui dietro si può scrivere da chi a chi viene fatto questo regalino, mettere un fiocchetto e usare direttamente questo come carta da regalo. Molto bello, anche lui ha un ottimo prezzo. Tra l'altro vi metto tutti i link, non vi preoccupate, visto che appunto in attesa del Black Friday almeno abbiamo tutto sott'occhio. Poi altro kit, scusatemi se ho buttato via la scatola, ma era ingombrante e quindi l'ho buttata, ma comunque lo trovate su Sephora ed è il Gingerbread Bronzed e Kiss. È bellissimo perché c'è questa pochettona a forma di gingerbread al cui interno c'è, così agevoliamo il passaggio, un bellissimo bronzer di Too Faced. Adesso ve lo apro se riesco, eccolo qua, colomino di pan di zenzero e tra l'altro anche la profumazione è al pan di zenzero e il rossetto sempre della stessa linea, tutto con gli omini pan di zenzero, la scritta Too Faced in rilievo e questa qui è la tonalità. In più ci sono tutte queste fantasie sopra le pesche di Too Faced, veramente bellissimo anche questo rossetto. Questo kit per voi o da regalare è da volare perché questa pochettina qua io me la immagino a Natale messa appunto nella propria borsa, così fa un sacco di simpatia, veramente molto bella. Poi, prodottino di Clinique, guardate che bello il packaging, tutto brillantinato, ma i brillantini non cadono, eh. Racchiude la versione del Cheek Pop Palette in versione natalizia e queste sono le tre colorazioni esclusive per questa palette di questo qui è una sorta di più un illuminante o comunque un topper per il blush e questi due colori favolosi. Questo qua al centro mi piace davvero tanto perché ha un colore un po' diverso per un blush e poi è carino perché appunto in questa confezione natalizia è davvero davvero super. Poi, altro prodotto, scusate sempre la tosse, è l'edizione di NARS 54 della palette Inferno e Shadow Palette di NARS, sicuramente di gamma prezzo un pochettino più alta rispetto alle altre cose, però vi dirò che sostanzialmente diciamo che questi regali sono entro gli 80 euro, quindi comunque potete orientarvi dal meno caro al più caro, quale fare. Allora, anche questa palette ha una gamma di colori davvero, davvero esclusiva. Ci sono questi due colori che non sono degli ombretti cremosi, ma sono proprio dei veri e propri glitter. Quindi, se non volete usare la colla per glitter, questa palette non fa per voi, perché nonostante siano bellissimi e molto sfaccettati, non rendono, perché c'è questo qui che addirittura ha dentro dei colori molto particolari, questo qui, c'è dentro del rosso, del verde, non si capisce molto bene, ma è molto sfaccettata. Anche lei con un packaging super natalizio. Se appunto dicevo non vi piacciono i glitter, non vi piace l'idea di mettere la colla per glitter, questa palette non fa per voi perché quei due colorini vanno assolutamente usati con la colla per glitter per rendere, perché altrimenti no, no, non ci siamo. Poi, ultimo prodotto perché non voglio che questo video venga super mega stratosferico, ma questo kit che vi faccio vedere in ultimo merita tutta la vostra attenzione. Tra l'altro, vi metterò il sito dove acquistarlo perché ovunque negli altri siti costa almeno 40-50 euro di più. Però io vi do la chicca soltanto per voi, sperando che ci siano ancora le disponibilità mentre vi carico il video. E vi dirò anche un codicino da usare che assolutamente non è affiliato perché io non collaboro con nessuno, sono un canale piccolino per cui l'ho scoperto io smanettando un pochettino in internet e sono riuscita ad acquistare questo kit con un grosso, grossissimo risparmio, ma sto parlando nello specifico che è più grosso di tutto quanto lo schermo del super mega kit di Natale di Estée Lauder. Allora, questo kit, come potete vedere, racchiude questa bellissima valigetta rossa, poi tre rossetti con questo packaging natalizio molto particolare, due palette occhi, un gloss, un mascara nero,
uno struccante bifasico e poi super anche la linea di Advanced Night Repair, il siero, la crema e un'altra crema nutriente giorno che comunque di per sé avrebbero un bel costo. Allora, innanzitutto l'ho scelta perché come vedete questa super mega borsa è davvero molto grande, grossa come tutto quanto il contenitore, veramente molto grande e bellissima, anche per portarvi dietro magari qualcosa in viaggio, trucchi oppure comunque anche prodotti skincare, ma perché no, anche delle scarpe, magari mettendole appunto qui dentro, rimangono in una confezione davvero carina. Ecco, io l'avevo vista su Sephora nei set regalo, però costava, se non erro, 150 o 140 euro, ecco. Ho detto, beh, no, anche no, perché comunque non esiste. Ho guardato sui vari siti e Douglas, Marion No, non so cosa avevano. Sono tutti sui 130, 114, 117. No, ancora troppo alto. Ho trovato questo kit su un sito che si chiama Cosmesi Italia, Cosmesi Italiana se non erro, ma comunque vi metto il link, a 89 euro. Beh, ho detto già 89 euro mi pizzica, mi solletica un po', fammi andare a vedere, magari la tengo sott'occhio per il Black Friday e vedo se scende ancora un po', perché effettivamente vale, ha tutta la linea skincare, poi due palette, altre cosine carine che poi si possono magari suddividere mettendole dentro a delle pochettine e fare magari degli altri regali a degli amici, a dei parenti. Quindi sono andata lì, ho tenuto sott'occhio e ho notato che già qualche giorno fa, appunto inserendo il codice Black Friday in fase di avanzamento dell'ordine nel proprio carrello, venivano detratti ancora ben 14 euro dal totale dell'ordine. Quindi alla fine questo super mega set aveva un prezzo vantaggioso di, se non erro, circa 75 euro. Quindi il meno del meno di tutti gli altri siti che avevo già visto. Ma comunque io vi metto il link sperando che lo troviate ancora. Ecco, questi sono tutti i kit, ce n'erano tantissimi altri, ovviamente non si può comprare tutto e non tutto anche piace a tutti. Quindi queste erano le mie scelte. Spero che il video vi sia piaciuto, che abbiate trovato qualche cosa di vostro interesse. Vi mando tanti baci e alla prossima settimana. Ciao.